Io ho sentito che un agente della Polizia di Stato ha denunciato delle gravi carenze, anche diciamo proprio per voi che rischiate la vita tutti i giorni. Se non vado errato, c'erano dei giubbetti quasi scaduti, materiale insomma un po' obsoleto. Però poi ho sentito in una trasmissione televisiva, ho sentito una senatrice del Partito Democratico affermare che questa gente aveva detto tante falsità. Ma la Allora, che senatrice, c'è di vero e che c'è di falso? molto semplice, la senatrice del PG si stava guardando allo specchio e siccome vivono di patacche, la continuava a dire, perché dicono la senatrice lo stesso giorno ha detto che hanno assunto circa 2500 uomini straordinariamente per il giubileo, per rafforzare l'apparato della sicurezza. Peccato che sono tre bugie in uno. Primo, nulla di straordinario perché era programmato. Due, non sono per il giubileo perché vanno al corso il 1° di ottobre dell'anno precedente, usciranno il prossimo 1° di giugno, sono già destinati in tutta Italia a giubileo ormai finito, fuorché a Roma. Tre, danno di intendere che sono 2500 in più, quando invece sono 2500 in meno, perché ne sono andati in pensione 5000. Se vado in televisione e vado a così cercare di vendere di aver acquistato 500 auto nuove, ma non dico che ne ho rottamate 1200, è una truffa? Se dico che ho acquistato 5000 giubbetti antiproiettili, ipotizzando un numero, ma non dico che ne ho rottamati perché scaduti 30.000, non è forse una patacca? E allora quel giorno il mio collega ha fatto vedere alla trasmissione di Ballarò, caschi marci sono quelli che utilizziamo tutti i giorni in servizio. Ha fatto vedere giubbetti antiproiettili in scadenza a fine anno, sono tutti scaduti in tutta Italia. Fermate una volante e fatevi vedere i giubbetti antiproiettili, sono scaduti. Ha fatto vedere una M12, si chiama pistola mitragliatrice M12, del 1978. È un'arma vecchia, obsoleta, concepita nel 59, entrata in produzione nel 61. Sono armi che ormai non sono più adeguate. Questo ha fatto vedere, è la pura verità. Ed è per questo che io sono stato sospeso dal servizio, perché nel decreto del capo della polizia si dice che il dipendente ha deliberatamente prelevato materiale non più in uso alla Polizia di Stato. Falso. Agli atti del procedimento risultano 5 punti di falsità in questo, ognuno autosufficiente a negare l'affermazione. Per cui ho dovuto denunciare il questore e il capo della polizia, la procura. Ci sarà giustizia in Italia? Io non ci spero troppo, ma staremo a vedere. Però sta di fatto che agli atti, pubblicata sul circuito web e sul nostro sito, non solo la conferenza stampa, ma anche tutta la documentazione è agli atti, in maniera inequivocabile e incontrovertibile. Un padre di famiglia con una bambina di 5 anni, 6 anni, oggi ha mezzo stipendio perché è sospeso solo l'assegno alimentare. Una persona che era già sottoposta a procedimento per promozione per merito straordinario, perché rischiando la propria vita ha salvato un'altra vita. Grazie al Paese. Presidente, visto che lei rappresenta l'unità nazionale, la più alta carica, la più alta garanzia, grazie mille, perché se questa è la moneta che ripaga gli eroi di questa società, che per 1300 euro stanno fuori a rischiare la pellaccia per strada, contro ogni mascalzone, ogni delinquente, ogni asino che raglia si finisce alla sbarra, grazie, grazie a tutti, se questa è la sensibilità. Io capisco anche una cosa, che attenzionare il mio sciopero della fame vuol dire attenzionare le responsabilità che ho denunciato. Per quello che lo si vuole nascondere sotto il tappeto. Ma infatti non se ne parla. Certo che non ne parlano. Cioè, però lei in pratica mi ha detto che oggi denunciare la verità è quasi un reato. Sì? Si viene perseguiti. Ah, si viene anche perseguito con farlocherie, ma si viene perseguiti. Io non ho timore degli esiti finali, perché questo voglio dire, cosa esiste? Il reato di verità? Va bene. Se abbiamo inventato nel nostro ordinamento il nuovo reato di verità, ben venga. Tra l'altro per atto amministrativo, neanche come pronuncia giurisprudenziale che non è fonte di diritto e neanche del Parlamento, ma come atto così, mero amministrativo. Oh, adesso vediamo la cartina del tornasole perché lei oggi pomeriggio alle 4 c'ha una conferenza alla Camera. Pensa che andrà in onda? La conferenza? Io non lo so se andrà in onda, so soltanto una cosa, che tutto il centrodestra è schierato, a iniziare dai suoi leader. Oggi ci sarà Matteo Salvini. Ci sono i leader di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, dei Popolari e di Idea.
dal di fuori anche il Movimento 5 Stelle è già uscito con un'agenzia a sostenere la cosa. Ci sono anche i movimenti di sinistra non allineati nella politica di governo, vorranno sottacere? Oggi è una spallata, oggi è la cartina tornasole per questo sistema, è un branco di venduti o ancora c'è amore per una verità, per un senso di giustizia in questo paese? Io ho chiesto solo una cosa, di accendere 100 riflettori. Se avessi delle responsabilità o timore di questa verità, avrei paura dei riflettori? Sì, certo. Ma siccome non ho paura dei riflettori, ce l'hanno qualcun altro, sono quelli che spengono tutto il giorno gli interruttori, questi riflettori. Allora, non vogliono accendere. Stasera tutti davanti alla televisione per vedere le TV di regime che cosa manderanno in onda. E questa è una democrazia commissariata, staremo a vedere.